quale attività si sta focalizzando il CNI in questo momento in tema ambientale, appunto? Sì, in questo periodo ci stiamo occupando dei criteri minimi ambientali. Sostanzialmente il Ministero dell'Ambiente sta portando avanti un po' nella tematica ambientale, quindi per la sostenibilità ambientale, gli acquisti verdi sostanzialmente, ma per quello che riguarda l'ingegneria chiaramente in questo momento si sta lavorando una bozza di decreto per la progettazione delle strade, dei ponti, della viabilità, appunto con materiali anche riciclabili, specialmente gli inerti in questo periodo, no? C'è stato il terremoto, quindi le macerie sono tantissime, volumi enormi, cercare di recuperare, riciclare questo materiale e riutilizzarlo per le nuove costruzioni delle infrastrutture viarie. Ecco, ha parlato di ponti, un argomento molto sentito anche tenendo conto dei crolli che ci sono stati in passato. Cosa si può fare per avere una maggior sicurezza? Allora, i ponti italiani, ma le infrastrutture in generale viarie, sono state realizzate per la gran parte nel dopoguerra, quindi in assenza di normativa sismica, quindi negli anni 50-60, la prima normativa sismica è intervenuta in Italia nel 75. Quindi chiaramente c'è bisogno di un piano di manutenzione straordinario. Oramai è assunto che il calcestruzzo non è un materiale che dura in eterno, anzi ha una durabilità contingentata, diciamo intorno ai 50, 60, 70 anni. Quindi bisogna fare un piano di manutenzione che però preveda delle priorità. Queste priorità non può essere come oggi si fa, che l'ANAS o la provincia o per le strade regionali la regione mandano i cantonieri a fare dei sopralluoghi per vedere la pericolosità o meno del ponte e delle infrastrutture. Ci sono delle metodiche ben precise, per esempio, che non costano nemmeno tanto, per esempio inserire dei sensori nei ponti esistenti al fine di monitorare le deformazioni, la temperatura, gli spostamenti e creare quindi per i casi più gravi delle priorità e poi intervenire con interventi di manutenzione. Questo credo sia quello che può fare. L'ingegnere in questo caso può dare un contributo notevole. Fare anche una mappatura, diciamo. Sì, una mappatura di tutte le infrastrutture italiane, a cominciare dalle strade più importanti, dalle autostrade, le strade statali, le strade provinciali, a seguire sempre le strade. Avvalendosi della tecnologia di oggi. La tecnologia di oggi che esiste appunto e che mi pare quello che si sta facendo sia un po' fuori del tempo.